Elpis, ogni ricerca è una speranza. Il mistero, testo e voce di Barbara Favaro, musica di Stefano Romanini, chitarra di Marco Millari. In questa storia non si narra di quel che c'era una volta o di quello che sarà, ma di ciò che esiste ora, adesso. In realtà questa non è una storia, ma un inizio. E questa non storia inizia così. Immaginate una stanza dove il tempo si dilata e si restringe, come fosse un polmone capriccioso. Nella stanza ci sono pochi mobili, solo l'indispensabile, un tavolo e una sedia al centro, un divano, un tavolino tra il tavolo e la porta, lungo le pareti una mensola rinforzata che percorre la stanza in tutto il suo perimetro ad 1,5 metri dal pavimento. Nella stanza la luce cambia con il sole e con la luna. Non ci sono lampadari né lampadine e nessun interruttore. C'è una finestra molto grande di fronte alla porta, i vetri doppi che attutiscono i rumori, e fuori il mondo. In questa stanza ci sono delle macchine da scrivere, una collezione spettacolare. Sono state messe una accanto all'altra sulla mensola di cui già sappiamo: una Remington Standard 8, 1897, una Imperial d'epoca, 1927, e poi, via via, notiamo che le macchine da scrivere si fanno più recenti, per forma e per funzioni. Il tempo su di loro ha avuto effetti benefici: più moderne, più tecnologiche, più leggere. Ci sono un paio di olivetti, una portatile e l'altra elettronica con il display. Sul tavolo troviamo due PC. Uno piuttosto datato, anni 90 direi, l'altro più moderno. Lo si nota anche dai monitor, quello più grosso e ingombrante, e l'altro sottile e con un certo stile. Si potrebbe definire elegante, almeno quanto lo è quella stampante di ultima generazione che gli fa da spalla. Sul tavolino c'è un portatile, un Compaq di 6 o 7 anni fa, e sul divano c'è un iMac, quasi nuovo. Accanto, un iPad ancora luccicante. La scatola è caduta a terra. Probabilmente è stato acquistato da pochi giorni. Nella stanza c'è odore di carta, di inchiostro. Ci sono due pacchi di risme accanto alla stampante e impilate a terra fino oltre il bracciolo del divano ci sono dei libri, alcuni malandati per la troppa lettura, altri intonsi, ancora da sfogliare. C'è della polvere, qua e là, non troppa, ma c'è. L'unico movimento in questa stanza è causato da un uomo. È semisdraiato sul divano e sta respirando in silenzio. Appoggiato sulle sue gambe un quaderno dalla copertina nera, rigida. I fogli sono bianchi, senza righe né quadretti, bianchi. Ha la penna tra i denti come fosse una sigaretta. Niente fumo, anche se l'intensità dei suoi pensieri potrebbe causare un cortocircuito neuronale. E allora sì che il fumo gli uscirebbe, ma dalle orecchie. Sul monitor dell'iMac che ha vicino, acceso, fanno bella mostra di sé delle foto che ritraggono un bambino di 5 o 6 anni intento a scrivere su un foglio da disegno il proprio nome, e in un'altra un adolescente con il naso immerso in un libro sostanzioso. E nell'ultima foto si vede un giovane uomo che scrive su di un quaderno, la copertina nera, rigida. Se li osserviamo, possiamo immaginare che si tratti della stessa persona e che quella persona sia lo stesso che ora occupa il divano. L'uomo sembra seguire i nostri pensieri e fa un lungo sospiro. Sta fissando quelle foto, forse sorride, ma con la penna in bocca non possiamo esserne certi. Alza lo sguardo e lo posa sulla mensola e sulle macchine da scrivere che lo notiamo ora. Assieme a lui, hanno un foglio ciascuna nel proprio rullo,
un foglio bianco, a parte una scritta, una piccola scritta in nero. Anche a distanza quella scritta la si può misurare per dimensioni del carattere e per lunghezza. Sembrano uguali. Facciamo scorrere lo sguardo su ogni carrello e confrontiamole. Sì, sembrerebbero uguali. Ormai siamo diventati curiosi. Vogliamo sapere cosa c'è scritto su quei fogli. Avviciniamoci un po', come se fossimo una macchina da presa. Facciamo una zoomata. Ora lo sguardo si può concentrare su un paio di macchine, un paio di rulli, un paio di fogli di scritte. Ci siamo. Possiamo leggere le scritte. Sul foglio di sinistra leggiamo John. Sul foglio di destra leggiamo John. No, non ci eravamo sbagliati. Le scritte sono uguali, le stesse. Ora che lo sappiamo, riusciamo a riconoscerle anche sugli altri fogli, quelli che appartengono alle altre macchine da scrivere. Non solo. Sul tavolo i PC sono accesi. Entrambi i monitor danno la pagina bianca di Winword, il programma di scrittura di Windows. E sulla pagina di ognuno c'è scritto John. Siamo risvegliati dal nostro essere perplessi da un nuovo sospiro dell'uomo. Come ovvio, sospettiamo sia lui quel John. E ci domandiamo che motivo ci sarà mai di evidenziare il possesso di quelle macchine mettendoci il proprio nome. Forse John ha paura di essere derubato? Forse John è un po' paranoico? Forse è solo un narciso, ama talmente il suo nome da volerlo vedere scritto ovunque? O forse... forse soffre di vuoti di memoria e ha bisogno di leggere il suo nome per riportarlo in qualche modo a se stesso. John, in questo istante, c'è un po' più vicino. Non solo siamo entrati nella sua stanza e lo abbiamo spiato, ma ci stiamo preoccupando di lui, della sua salute mentale, del suo equilibrio. E se lo osserviamo meglio, possiamo riconoscere sul suo volto i segni del tempo. Sembra sciupato. Troppo lavoro, troppi pensieri, qualche dolore di troppo probabilmente. Sembra solo. John fissa lo sguardo sulla pagina del quaderno che è fitta di scritte. Sbirciamo anche noi. John, 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 John. La pagina riporta il suo nome per centinaia di volte. Solo gli spazi bianchi indispensabili per non rendere le righe un corpo unico. John, John, John. Non ci sono sbavature, non ci sono angoli e spigoli in disarmonia con le rotondità. Una bella pagina, un'acrobazia di compostezza ed equilibrio. John ha una luce soddisfatta mentre analizza quei segni. Leggiamo meglio quello che gli sta succedendo dentro, nei pensieri. John sta sorridendo ai suoi ricordi. Si rivede in ogni lettera del suo nome, si riconosce. Quella J lo riporta bambino, come fosse una culla. La O, ragazzino irrefrenabile. Giro, giro, tondo, casca al mondo. La H, adolescente inquieto. Quel sentirsi in gabbia, quella sete di sconosciuto, quel bisogno di volare. La N, beh, quella N... è il suo destino, la vita che ti piega e tu impari a renderti le ossa elastiche e a rimetterti dritto. E ancora la vita ti insegna che in qualche modo la piega ci vuole e tu, ancora, impari come fare. John. Adesso piace anche a noi quel nome. È come se una parte di John fossimo noi. Sì, quasi quasi John ha ragione a scriverlo ovunque il suo nome. Sarebbe un peccato perderselo, dopo tutta quella fatica fatta per possederlo. John ci sta guardando dritti negli occhi. Non possiamo essere sicuri che stia guardando proprio noi, è vero, ma la sensazione è quella. Il suo viso non ci pare poi tanto sciupato ora. Sì, forse un po' stanco, ma quella luce... la vedete anche voi, quella luce? Dentro agli occhi, in fondo, là dentro. Quella luce è come se sole e luna si fossero incontrati là dentro. E quello,
quello non può che essere un abbraccio. John.